Una vasta operazione anticamosa alla quale hanno partecipato oltre 300 carabinieri del Comando Provinciale di Napoli è scattata questa mattina all'alba nel capoluogo campano per la cattura di 90 persone accusate di far parte a vario titolo del clan D'Amico che controlla tutte le attività illecite nella periferia est della città. I reati ipotizzati dalla direzione distrettuale antimafia in ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Napoli sono associazione per delitti di tipo mafioso, omicidio, estorsione, narcotraffico, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. I carabinieri hanno completamente circondato l'area del rione Conocal. Il clan, secondo gli investigatori, controllava tutte le attività di questa zona, legate alla gestione delle piazze di spaccio, al racket delle estorsioni, al commercio delle case popolari. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno raccolto elementi sul ruolo di vertice svolto dalle donne del clan e con una serie di attività tecniche hanno ricostruito i contesti criminali inseriti nella vita quotidiana del rione. I carabinieri della compagnia di Sapri, in provincia di Salerno, dopo un inseguimento lungo la strada provinciale 517, hanno arrestato un 22enne di Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno. Il giovane, a bordo della propria auto, non si è fermato a un posto di blocco. Di qui l'inseguimento dei militari dell'arma, che sono riusciti anche a recuperare un involucro contenente 23 dosi di eroina e cocaina per un peso complessivo di circa 30 grammi, lanciato dallo spacciatore da un cavalcavia della provinciale. Sale a 3 il bilancio delle vittime dell'esplosione di sabato pomeriggio a Corleto Monforte, in provincia di Salerno. Nell'ospedale Cardarelli di Napoli è deceduto questa mattina Rosario Cancro, di 61 anni. L'uomo era il proprietario dell'immobile del centro storico dove si era verificato lo scoppio provocato da una fuoriuscita di gas da una bombola per uso domestico. Aveva ustioni sull'80% del corpo. Tragedia a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, dove una bambina di 10 anni, di cui si erano perse le tracce ieri sera, è stata ritrovata priva di vita nella notte all'interno della piscina di un locale. Pasquale Fuccio, a Castellammare di Stabia di Toni Pannullo, a Gragnano di Paolo Cimmino, a Vicequense di Andrea Buonocore, a Battipaglia di Cecilia Francese, a Volla di Andrea Viscovo, a Poggiomarino di Annunziata Pantaleone, a Sessa Odunca di Silvio Sasso e a Fratta Minore di Giuseppe Bencivenga. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione, appuntamento alla prossima edizione. Una vasta operazione anticamosa alla quale hanno partecipato oltre 300 carabinieri del Comando Provinciale di Napoli è scattata questa mattina all'alba nel capoluogo campano per la cattura di 90 persone accusate di far parte a vario titolo del clan D'Amico che controlla tutte le attività illecite nella periferia est della città. I reati ipotizzati dalla direzione distrettuale antimafia in ordinanze di custodia cautelare a Volla di Andrea Viscovo, a Poggiomarino di Annunziata Pantaleone, a Sessa Odunca di Silvio Sasso e a Fratta Minore di Giuseppe Bencivenga. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione, appuntamento alla prossima edizione. Finito. A Poggiomarino di Annunziata Pantaleone, a Sessa Odunca di Silvio Sasso e a Fratta Minore di Giuseppe Bencivenga. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione, appuntamento alla prossima edizione. A Sessa Odunca di Silvio Sasso e a Fratta Minore di Giuseppe Bencivenga. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione, appuntamento alla prossima edizione. E basta.